quadrati facili. Come si fa a dire velocemente quanto fa un numero compreso fra 50 e 60 al quadrato, cioè moltiplicato per se stesso? Prima di tutto costruisco la mia tabella e nella prima colonna, cioè dove c'è scritto il numero, metto i numeri compresi fra 50 e 60. Io so già che 50 al quadrato fa 2500, perché 5 al quadrato fa 25 e quando il numero finisce per 0 aggiungo due zeri. Uguale per il 60, che fa 3000 al quadrato fa 3600, perché 6 al quadrato fa 36 e poi devo aggiungere due zeri, quindi 3600. Adesso copio da un libro tutti i quadrati anche degli altri numeri. Adesso la osservo un po' e noto qualcosa di strano. Provo a dividere le prime due cifre dalle seconde due e noto che nella prima colonna i numeri si susseguono: 25, 26, 27, 28, 29, 30 e sono sempre 25 di più della cifra dell'unità del numero di partenza. Mentre nella seconda colonna trovo i numeri 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Sono dei quadrati. Sono i quadrati della cifra dell'unità del numero di partenza. Quindi, se io provo a fare adesso il calcolo con il 54, allora faccio 25 più 4 che fa 29 e poi faccio 4 al quadrato che fa 16. 29 e 16, 2916. Ora provo con il 58, senza guardare la mia tabella. Allora, io devo iniziare facendo 25 più 8 che fa 33 e poi 8 per 8 che fa 64. Quindi fa 3364. Ce l'ho fatta! Ciao!